Ehi la ciurma, io sono Mazzetess e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Spore Galactic Adventures. Siamo sempre qui a combattere i Grox. Continuiamo proprio dallo scorso episodio e avvicinarci verso il centro della galassia. La nostra astronave Enterprise non è messa benissimo e dovremo vedere se riusciamo a combinare qualcosa prima che imploda. Questo è pienissimo di pianeti, quanti ce n'è? Uno, due. No, solo due. Sembra solo due. Non ce la faremo a terraformarla comunque. Però tanto ci saremmo dovuti tornare lo stesso, quindi almeno iniziamo a fare qualcosa. Ci distruggerà. Stanno attaccando di nuovo l'Ibrena, che non so neanche quale sia l'Ibrena. Non è la nostra base, è un altro sistema che boh, con cui ce l'hanno particolarmente. Fine. Fine dell'energia, vediamo se succede qualcosa, se ce la fa, ma dubito. Dubito proprio perché ha smesso e infatti no, non ce la facciamo. Vediamo se riusciamo a tornare a casa, ma non abbiamo vita né energia né niente, siamo in mezzo ai Grox tra l'altro. Allora. Casino che non si può stare là a decidere la strada da fare quando ce l'hai gli altri le calcagna. Però direi che a sto punto potremmo effettivamente andare a farci dare un... Qua ce l'hanno il super mega depositi di spezia, no, Monolito, quello perché facciano più spezia. Ma in realtà non è indispensabile, perché se andiamo a prenderla ogni tot... Potenziatore di fedeltà. Demolitore di pianeti, ma è cattivo quello. Allora, dammi due colonie. Innanzitutto. Dammi anche la spezia, che ti vado a rivendere immediatamente. Ok, almeno rientro un po' della spesa. E iniziamo a vedere se troviamo qualcosa di interessante un po' più in là. Magari al di là del primo cerchio Grox. Cioè al di là di questo sbarramento qua che siamo riusciti a liberare un po'. E magari anche al di là di questo affare qua. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. Ok, qua siamo fuori dalla loro influenza. Qua però c'è solo spezia poco interessante. Qua ci sono dei Grox che ci picchiano. E non c'è neanche niente di interessante. Vediamo se per caso là c'è qualcosa di... Ok, siamo salvati via. Qua sono tutti gialli. Ok, dove devo andare? Là? Qua c'è del verde. Gran bel casino. Ok, qua siamo fuori dalla loro zona, sembra. E via. Ok, qua stanno tranquilli. Questa potrebbe essere una discreta base, in realtà c'è solo la verde che non so quanto mi vende. Però potrebbe essere comunque una discreta possibilità. Comunque siamo abbastanza lontani dalle loro grinfie. Sì, se troviamo qualcosa di interessante poi più in là lo facciamo, ma per ora ci conviene stare qua. Questo sta verde. È in una zona un po' problematica. Spero che non ci devastino il sistema ogni 3x2, ma... Allora, innanzitutto la colonia la pianto. Così da avere almeno un supporto se dobbiamo ricaricare o vale varie. Allora, terraformazione dobbiamo fare un fracco di roba.
sacco di seminanuvole caldo. Qua non producono niente, tanto fin tanto che non hanno... dei punti, cioè una terraformazione migliore, ecco. Ciao, allora, ricarica. Ok, per ora dovrebbe andare bene, perché allora mettiamo una pianta piccola, una pianta media e una pianta grande. Erbivoro. Erbivoro e vegetariano e onnivoro. È già salito al 2. Quindi piccola, quella piccola di nuovo, media e grande. Che poi se quella è grande, cioè più grande la media. Erbivoro. Erbivoro. E lì prendiamo uno. E un onnivoro. Adesso abbiamo bisogno di terraformare ancora un po'. Un po' di seminanuvole caldo dovrebbe andare. Vai un po' più sul raggio caldo adesso. Ok, pronti appena arriva la storia. E pianta media. Animali, erbivoro, cavallo tigre, un altro erbivoro e il nostro onnivoro. Ok, adesso è T3, ottimo. Allora andiamo a piazzare un'altra colonia, sì, la piazziamo qua, va bene. E poi già che ci siamo andiamo alla prima, dove possiamo andare a iniziare a piazzare tutto. Oh, stupida cosa. Allora, seleziona. Dammi questo. È bruttissimo, ma non ho voglia di selezionarlo per ogni singola cosa. Allora, come abbiamo bisogno di piazzarlo? Questo così. Allora, vediamo se mi ricordo. Là c'è intrattenimento e intrattenimento. Poi c'è fabbrica. Fabbrica. Fabbrica e fabbrica, casa, 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 casa e casa, più 2 più 132, allora, ok, è lui. Ok, questo è a posto. V. Ottimo. Ora andiamo dall'altra. Tra l'altro vediamo se possono venderci delle colonie loro, perché ne avevano solo due con noi. Ah, ma i depositi di spezie ce l'abbiamo comunque volendo, ma... credo che non convenga. Se noi torniamo così spesso alla base, non ci conviene investire in un deposito di spezie. Fabbrica. Fabbrica. Fabbrica e fabbrica.
Andiamo di casa, la casa, la casa. Questa è la mia casa, la casa dove posso stare in pace. Tanto che mettiamo, vediamo, più 2, più 132 all'ora, ok. Mettiamo un po' di difese, che poi non saranno chissà che cosa, ma se non altro qualcosa fanno. Se arrivano i Grox non sono questo che ci... Grazie per averci ricevuto. Commercio, non hanno ancora prodotto spezie. Però hai delle colonie? Sì. E ora te le prendo anche tutte e due. Arrivederci, allora una la piazziamo adesso. Qua dai. E intanto facciamo riparare il carico, va? E com'è questo così? Ah sì. No, ma mi sembra diverso. No, no, è lui. Allora, intrattenimento, intrattenimento. Fabbrica, fabbrica, fabbrica e fabbrica. Casa. 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 E casa. Ok, 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 ok. Ci siamo. Voilà. Più 132 all'ora. Ok, allora diciamo che ci siamo. Possiamo andare verso i nostri carissimi Grox. Hanno già tre di spezie, io le però non posso accumularle. Vivendo quella che ho, prendo questa e la vendo. Ok, no, sono tutti belli contenti. Ora dobbiamo andare in questo. Questo è il prossimo dei Grox. No, è questo qua il prossimo dei Grox. Era quello che avevamo iniziato ad assaltare lo scorso giro, nello scorso episodio, se non ricordo male. Allora, su 20 planetari, un semino nuovo al caldo, ma ci siamo quasi in pratica qua, eh. Potrei anche effettivamente usare solo il raggio caldo. Non ho guardato neanche che nome ha quel pianeta là, che abbiamo usato come nuova base. Beh, tanto credo che ci torneremo molto spesso, quindi... un po' di semina nuvole. Ok, niente. Ottimo così. Ce n'era un altro però in questo sistema, se non ricordo male. Infatti qua. E andò ancora di semina nuvole caldo. In modo da andare a liberare anche questo sistema e fare anche un po' di piazza pulita intorno alla nostra casa, alla nostra nuova colonia. Per poi andare ad avvicinarci più rapidamente al centro della galassia. Forse basta? Ma è, tanto comunque l'energia non mi basterà per altra roba, quindi facciamo che consumarcela tutta e tornare a casa. Oh, hanno già riempito la spezia. Sono molto contento di ciò. Arrivederci. Allora, quello è sparito, non è più loro, ma qua è ancora loro, quindi
Andiamo a menarli di brutto. Così da diminuire la loro influenza. Qua ho bisogno di aria condizionata. Il pianeta soffo, non so quale sia, ma è... Che ti posso di? Che ti posso di? Dovrebbe essere a posto questo. Abbiamo preso anche il conquistatore 5. Com'è il conquistatore 5? Sono molto curioso. La mia collezione, allora. No, medaglie. Conquistatore 5, questo qua. Hai conquistato 50 pianeti, ma questo non l'ho conquistato, solo ucciso i Grox che c'erano sopra. Ah, allora la loro influenza è diminuita, come potete vedere. E qua ci stiamo avvicinando pian pianino al centro della galassia. Andiamo qua su questo prossimo. Che... è un sistema coi fiocchi! Viola, viola, rosa! Cioè, questo è uno spettacolo di sistema. Peccato che abbiamo appena fatto la base là sotto, ma questo è un sistema davvero... favoloso. Guardate, se avessimo atteso giusto un attimo. Ci metteremo un po' a ripulirlo, però... Dov'è quell'artefatto? Forse devo scendere un po' di più per capire dov'è. Lo prendiamo già che torniamo a casa. Ah, ecco. Vaso d'argilla antichissimo. Ok. Quanti ne rimangono qua dei Grox? Uno. Uno. È un sistema binario molto interessante questo. È molto nella loro orbita, però là effettivamente è un po' molto rischioso. Ah, ma non devo scendere sulla superficie, idiota che sono. Riparica, riparica. Ricarica, ripara. Dammi questa, vi vendo 15 di spezia. Ciao. Allora, quindi eravamo arrivati là. Su, quindi torniamo qua su. A picchiare con violenza dove eravamo qua. Dechiliopo, no, stanno attaccando Dechiliopo, vabbè. Non so mica cosa farci. Purtroppo siamo tutti dall'altra parte della galassia, proprio letteralmente parlando, e quindi queste cose dovremmo lasciarle un po' perdere. Se vogliamo occuparci dei Grox per bene. Abbiamo missioni più importanti da compiere. Ma comunque pian pianino se ce la si sta facendo, eh. Pian pianino ci avviciniamo al centro della galassia. E forse in una decina di episodi potremmo effettivamente farcela a... Qual è l'altro sistema dei... Non ce n'era un altro sistema qua? C'è il pianeta dei Grox. No? Ce l'ho più quello? Beh, meglio così. Allora, qua possiamo lanciarci... Qual è il prossimo a cui dobbiamo da cui dobbiamo andare? Là non si arriva, là non si arriva. L'unico cui possiamo passare è quello, che non è un gran bel posto. Dove siamo qua nei confronti del centro galassico? Dovremmo andare in quella direzione, non in...
Se andassi invece su quello. Ci arrivo, ci riesco ad andare là. Datevene via, porca miseria, lasciami in pace. No, là non ci si arriva. Credo di dover passare per forza da quello. Vai Enterprise, vai 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 vai. Liberiamo ancora questo, poi credo che il video sarà da finire, perché sono già 20 minuti passati adesso. Quindi andiamo ancora con questo, se l'energia ci basta. Speriamo. E nel prossimo episodio dovremo cercare di capire un po' come muoverci per avvicinarci in là. Probabilmente da qua si riesce a passare, perché altrimenti non so come arrivare più in là. Spero che ci sia un percorso effettivamente per arrivare al centro della galassia. Da questo lato intendo, perché magari da qui non si arriva. Ok, qua è libero. Ma qui qua non arrivo da nessuna parte. Non riesco a collegarmi a nessuno di quei sistemi là. Gran bel casino. Come ci passo da sta zona? Forse devo girare da quel lato là, oppure arrivare di qua, ma come ci arrivo là? Non riesco a passarci. Vediamo un attimo se riesco a... Allora, qua. Poi non ci arrivo là, quindi devo andare per forza qua. E là non ci si arriva. Forse è la strada sbagliata effettivamente, perché là non ci arriviamo mica. In più che altro non si riesce ad arrivare a quello. Da qua non riusciamo ad arrivare a questo. Né tantomeno a quello. Forse sarebbe da fare il giro di là, perché qua sembra più collegato, in cui si può arrivare. Oppure farò un giro da qua sotto. Comunque abbiamo preso la strada sbagliata, ecco, insomma. Per intenderci, gran stupidata quella di fare una colonia qua, perché non riusciamo a muoverci. Là è 2,65, ma quello è quello di lontano 14. 2,91. L'unica probabilmente è quella di fare da qua sotto. A sto punto forse ci conviene fare da qua sotto, piuttosto che non da sopra. E qua ci sono dei buchi immensi. Non ci arriviamo. Che fregatura. Niente, questo episodio è un po' andato buttato, perché doveva andare tutto dall'altra parte. A meno che... no, questo e questo sono anche distantissimi tra loro. Questo e questo invece no, probabilmente. Però questo da quello non ci si arriva lo stesso. Provo a capire se arrivando qua magari si riusciva a passare là. Proviamo a fare un rush. Dai, allora torniamo a casa. Dov'è casa qua? Poi chiudiamo l'episodio. Niente, esploso. Vabbè, niente. Ci ripensiamo al prossimo giro, ragazzi. Anzi, magari datemi dei suggerimenti su che cosa e come farlo. Questo approccio al centro della galassia, diciamo. Vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'aveste ancora fatto. Lasciare un commento come sempre. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.